italiana, ma vive e lavora negli Stati Uniti ed è la più grande preparatrice degli astronauti americani. È qui con noi, signore e signori, Astro Martina! Eccola! Grazie, grazie di essere venuta, grazie. Prego, si accomodi, Astro Martina. Che onore averla qui. Ecco, grazie. Astro Martina, è un bel soprannome, devo dire, fa subito pensare alle stelle. No, io mi chiamo Martina Astro di cognome, crazy. It's like, it's crazy. Ah, Martina Astro, ho capito. Quindi signora Astro. Capitano. Capitanastro. Allora, capitano, quando è nata questa passione per lo spazio? Sì, allora io, ma questa passione è nata quando ero molto giovane, avevo 18 anni, ero appassionata di navicelle spaziali ed ero molto appassionata di razzi e infatti mi sono tatuata molto giovane un razzo sulla spalla. Un razzo, sì, però non sembra proprio un razzo, ha una forma un po' diversa dal razzo, sembra più un... È perché il tatuatore ha capito male. Sì, vabbè. No, sembra sì, un altro, non so se si può cancellare. Comunque, vabbè, cambiamo argomento. Sì. Noi siamo molto curiosi di sapere qual è il suo lavoro alla NASA. Sì, dunque, il mio lavoro alla NASA proprio si chiama, in termini tecnici, Flight Controller. Ed è il fatto che io mi occupo così di addestrare astronaut. Astronauts, astronauti. Very good, bravo. Sì, sì, sì. La parola è uguale. Parola sì, mi occupo di addestrare, di preparare gli astronauti per le missioni spaziali, space missions, ISS. Non ho capito, scusi, che... ISS. Non lo so se ce l'ho io. È la stazione orbitante ISS. Ah, ISS, sì, no, ho capito, sì, ISS, sì. ISS, ho capito, pensavo che so, non ce l'avevo. Whatever. Scusi, un lapsus. Yeah. Sì, sì. Vabbè, comunque ISS è la stazione dove sono stati addestrati la Cristoforetti e Parmitano, quella stazione lì. Cristoforetti e Parmitano, quella stazione degli astronauti italiani, Cristoforetti e Parmitano. Ah, no, ma io non mi occupo degli astronauti italiani. Io mi occupo solo degli americani, Americans, baby, just Americans, so yeah, come on. Ammazza, va bene, ho capito. Allora, entriamo più nel dettaglio, perché il pubblico di Rai 2 è un pubblico di spessore, esperto, e vorrebbe sapere di più. Sì. Ecco, ci può dire esattamente cosa succede al corpo umano quando viaggia nello spazio? Sì, nel corpo umano succede veramente di tutto. Sì. Succede di tutto, infatti noi selezioniamo del personale altamente... specialized. Very good. Sì, very good. La parola è proprio uguale. You know English. No, è che, inglese. No, è solo fortuna. Simpatica. Siccome sono uguali le parole, allora basta solo pensarci un attimo. Okay. Vabbè, insomma. Senta, ma parliamo di gravità. Sì. Perché il pubblico di Rai 2 vuole sapere esattamente. Sì. Yeah. Capitan Astro, cosa succede quando non c'è più gravità? Sì, è niente più grave. In che senso? E non so, per esempio, non c'è gravità. Lei si rompe una gamba, è grave? No, non c'è gravità. E le muore il gatto? Le muore il gatto, per esempio, così. Prende un cane. Chi se ne frega. Non c'è gravità, no? Cioè, ho capito che è questa... Oddio, che è? Che succede? USA. Sì. Scusi, è il mio Fit Watch, mi devo allenare, mi parte, mi avvisa quando mi devo allenare per il metabolismo. Capisco. Prossimo lo fa con me lei. Sì. You eat a bacchio, you like a bacchio. Sì, sono un po' una buona forchetta simpatica. Aia, Marta. Allora, senta, Capitanastro, qual è la cosa più difficile da insegnare
agli astronauti? Yeah. Con chi sta parlando? Yes. Well, la cosa più difficile da insegnare agli astronauti è come fare la number one, number two. Non ho capito, perdoni. Sì, è come fare la numero uno e la numero due. Ah, number one, number two. Cioè, la numero uno è la pipì. La pipì? La numero due ho capito, è chiaro, sì, è chiaro. Molto. La numero uno e la number one viene fatta in un imbuto. Ah, in un imbuto. Che arriva poi in un contenitore. Quando è nel contenitore, diciamo, viene filtrata, got filtered. Filtrata, arriva a diventare acqua potabile che poi si bevono. Ah, cioè gli astronauti si bevono la loro Yeah, la bevono. Yeah. Ah, si bevono, ci giocano, anche fanno il gioco della bottiglia. Ci giocano? Sì. Senti, Annusia, di chi è quest'acqua qui, John, Jack, what do you think? It's like, is your water? Ah, così, stanno like tutto il tempo a fare sta cosa. Sì, sì. E noi la buttiamo qui sulla terra, la buttiamo. Invece là... No, my God! Why? Well, I was like, why do you... Sì, però no, and the number two, the number two number instead, two? Viene fatta in piccole scatolette che vengono sigillate. E beh, chiaro, cioè, che sennò lì lo spazio è chiuso e li buttate via. No, nello... no, why? Ah, why? No. Why? Ah, pure why? Quello... La navicella è come il maiale, like the pig, non si butta via niente. E infatti le scatolette vengono prese, la number two diventa un composto molto resistant, very, 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 very strong, like stucco. Così se ci sono dei problemi sulla navicella, lo ripari in caso di emergenza con lo stucco. Diciamo, nelle situazioni di emergenza uno usa la number two, diciamo, per attappare le falle. Sì, poi devo dire gli astronauti ci fanno anche dei lavoretti, piccoli lavoretti tipo pongo, diciamo. Però veramente dico, con tante cose da fare... A proposito, scusi, c'è... Il mio collega Jeffrey Williams, un astronauta, ha voluto, perché è un suo grande fan, ha saputo che venivo qui, gli ha fatto, fatta da lui questo piccolo portafortuna, diciamo. Grazie, ma grazie Jeffrey Williams, lo ringrazi da parte mia, è fatto da lui, fatto proprio da lui, fatto con da le lui sue con mani, con la sua number one, number two, mischia number two. Scusi, schifo, però se lo ringrazi, ma io veramente non posso accettare. Ma non lei lava, per favore. Perché peccato. No, solo all'idea che sì, non posso accettare, se sono in servizio, che sennò sarebbe un bel regalo. Aia, se no lo prenderei veramente molto bello, Sabina. Sì, Sabina col tutto. Senta, allora... No, insomma, lei avrà capito, capisce, Mr. Brugnano, che il problema più grande nello spazio è il tempo libero, is the free time, il spare time. Libero, sì. Come impiegarlo. Sì. Come impiegarlo, una volta che ti sei sparato quattro selfie con la terra dietro, capito, cosa fai? Cosa ti fai? Viene voglia di... Dai. Di? Whatever. Di? Di play the trumpet, diciamo. Fai play the trumpet. Play the trumpet. Play the trumpet. Non so. Suonare la tromba. Quasi, diciamo. Ci si ingrufola. Ci si ingrufola. Infatti io ho insegnato ai miei colleghi astronauti delle posizioni di Kama Sutra Zero Gravity. Ma perché c'è tempo proprio di farlo? Diciamo, sì. Quando stai? Sì, posizioni di Kama Sutra Zero Gravity. Adesso andiamo a fare, subito vedere. Si alzi, per favore, signor Brignano. Come on, Brignano. Immagini che lei is in the space, no? Sì. Che sta fluttuando, non è facile, il Kama Sutra Zero Gravity, le faccio vedere un po' come funziona. Lei sta fluttuando, lei fluttui in the space, fluttui in the space. Sì, sono in space. Do you feel the space, Mr. Brignano? Do you feel the space? Sono nello spazio, sì, infinito. Sento da solo, le faccio vedere subito la posizione che si fa in due, si chiama Nettuno, se l'aspetti, zac! Amata! Se l'aspettava? No, non me l'aspettavo, perché pensavo di essere da solo nello spazio fluttuante. È piaciuto? No, nel senso... Guarda, non mi faccia fare cose sconvenienti, siamo sempre su Rai 2. No, quello che si fa nello spazio rimane nello spazio. Aia! Sì. Vai, Brignano! Come on with me! Questa è... Madonna, two, mi ha messo... 3, 4, USA! Oh, meno... Ecco, se non le è piaciuto, perché l'ho visto un po' imbranato,
nella posizione di Kama Sutra 2, si può anche fare una posizione da solo? Sì. Adesso gliela faccio subito vedere. Sì, guardi, però non esageriamo. Lei mi dia una mano? Una mano, volentieri. Dia una mano a girare, perché questa posizione si chiama gira Plutone, mi dia una mano. Che devo mi fare? Spinga. Spinga, metta le mani sulle spalle. Sì, così. No, mie. No, le sue. No, sì, mie. Scusi, lei tira indietro la destra e tira destra, avanti la sinistra. Così, così, sì? Giusto? Sì. Così. Ecco. Vede che giro? Vede che giro? Sì. Vede che giro, Brignano? Ecco, vede che sì, giro? Giro? Sì. Oh my God! Oh my God! Oh, che? Oh my God! Oddio, che? Oh my God! Oh. Oh my God! Yes, fuck yeah! Yes, fuck. Bellissimo. È stato bellissimo. La ringrazio. A me fa, cioè sono difficili questi esercizi, a me fa un po' paura questa cosa che uno da solo attacca da dietro e poi dopo fa così. E, senta, a Castro, signor Astro, e adesso Capitan Astro, e dopo questo esercizio fisico, dopo che cosa c'è? Cosa avviene? Si dorme. Si dorme. You sleep. You sleep. Prego. Sì, ecco, ci fa vedere sicuramente... Ah, questa è proprio una... Vi faccio vedere come si dorme nello spazio. Sì. Nello spazio si dorme con questo, si dorme cos'è con questo? Il letto spaziale. Letto spaziale, come sì. Vede, io adesso entrerò nel letto spaziale. Sì. Vede, il mio collega sì. Mi aiuta. Nel letto spaziale si dorme benissimo, nello spazio si dorme molto... Ecco, bravo, chiudi bene che sennò io cado, faccio in giù. Sembra ecco. Un po'... Si dorme benissimo, difficile. Si cade proprio in catalessi. Sì. Capisce? Sì. In assenza di gravità è così, eh? Sì. Ready for the countdown? Il mio collega si sta preparando perché sì. È così nello spazio, si dorme verticali. Dobbiamo allacciare le cinture? Sì. Guardi. Allacci le cinture. Mio. Ecco, sì, yes. Bravissimo. Ecco, così. Bravissimo, c'era guarda. Qualcosa che non andava, sì. Sì, sì. Così, già è molto meglio, no? Esatto, bravissimo. Sì, esatto. Ready for the countdown? 3, 2, 1! Beh, è bene, perfetto, mi sembra... È finito, cioè abbiamo capito. Grazie, capitana. Ma che si è abbioccata? Oh, amico, si è abbioccata, questa dorme. Ho capito, non è che... Cioè, non si può... Ma ho capito, dobbiamo andare avanti col programma, dobbiamo andare... Allora la porti a dormire da un'altra parte, mi scusi, Ma allora mi pare matto. Cazzi, non fate casino, se non si sveglia questa è matta. Scusate, sì, piano piano. La portiamo verso di là, giri di là. Ma dove va?